una prima edizione della Trani Bike Tour che ha visto partecipare circa una quindicina di persone. Il giro è partito dal ritrovo di Piazza della Repubblica nei pressi della statua di Giovanni Bovio e è proseguito su via Malcangi per poi prendere la strada per il monastero dove c'è stata la prima sosta. A seguire ci si è soffermati sulla chiesa di San Domenico in piazza Plebiscito e successivamente la Madonna del Carmine. A seguire cattedrale dove al suo interno la guida Andrea Moselli ha illustrato tutti i dettagli curiosi della chiesa principale di Trani. Il gruppo si è diretto successivamente al Castello Svevo, che nella prima domenica del mese ha l'ingresso gratuito.